Michele De Lucia, il tesoriere uscente. Ma intanto credo che sia stato un bel congresso. A me è dispiaciuto moltissimo che Marco Pannella, a cui voglio il bene di sempre, sia entrato, anzi non sia entrato per niente in questo congresso, perché non c'è entrato con la lettera su carta intestata del Partito Radicale e non c'è entrato con la conferenza stampa che ha voluto fare fuori dalla porta, qui all'ingresso, alludendo a vuoti e non vedendo che dentro invece c'è stato un pieno di emozioni, un pieno di politica, un pieno di impegno, di fiducia, di forza, di volontà di andare avanti, di trovare le soluzioni, di uscire da questa situazione. Però voglio avere davvero fiducia in Marco, quindi cercherò insomma di parlargli nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché c'è bisogno veramente di avere il Marco migliore. Quello delle ultime settimane, degli ultimi mesi e di questi giorni di congresso per me invece non è stato il Marco migliore, è stato forse il Marco peggiore. Però credo nel dialogo e nelle cose che mi e ci ha insegnato e quindi spero che adesso, essendo io tra l'altro libero da cariche, incarichi per mia scelta di anno sabbatico eccetera, spero che si potrà riprendere tra me e Marco a dialogare con affetto, con serenità, con fiducia e anche poi soprattutto di politica e non di altre cose, tante, troppe ne sono state dette in questi mesi che di politico non avevano a mio avviso assolutamente nulla. Mi pare che se ne esca con una buona mozione, devo dire. All'inizio diciamo, i firmatari della lettera Partito Radicale sono entrati a gamba tesa, hanno provato a entrare a gamba tesa nel congresso e anche in direzione ieri notte. Prima sembrava esserci una maggiore disponibilità, poi un po' un prendere o lasciare e poi invece grazie all'opera in particolare di Emma, a cui sono veramente molto grato, ma credo anche mia, che ho deciso di non ricandidarmi per vari motivi, ma anche proprio per cercare di togliere alibi a tutti. Credo che se mi fossi candidato avrei avuto un qualche successo in questo congresso, però non sarebbe stato il successo che voglio davvero. E il successo che voglio davvero è far crescere Radicali Italiani e tutta la baracca radicale. Quindi togliere alibi. L'apporto di Emma, dicevo, è stato importantissimo. C'è stata questa proposta della candidatura di Valerio Federico, di quella di Rita sappiamo già tutto perché Rita fa parte del gruppo dirigente praticamente da una vita, è stata parlamentare, è già stata segretaria di Radicali Italiani. Se avessi dovuto considerare la candidatura di Rita da sola, avrei detto da una parte è una candidatura di cui sappiamo già tutto in partenza, quindi senza troppe sorprese, senza troppi scossoni, sicuramente non in negativo ma probabilmente nemmeno in positivo. Credo invece che avere assortito la squadra non come doveva essere rispetto alla proposta di quelli che io affettuosamente chiamo i talebani o le guardie svizzere, ma combinata, ora vedremo chi sarà il presidente, con la tesoreria di Valerio Federico, io credo che possa non soltanto Valerio avere un'ottima riuscita come tesoriere, ma credo anche che possa aiutare molto Rita a fare una segreteria anche più bella dell'altra volta, più ricca. Credo che potrà essere una crescita per entrambi e quindi una cosa buona per tutto il movimento. Per quello che riguarda me, l'ho detto in replica, l'ho spiegato credo diffusamente, il mio non è un passo indietro, il mio è un passo avanti. Il mio è un anno sabbatico, ma è un anno sabbatico soltanto dalle cariche. Voglio per un anno essere militante tra i militanti radicali, iscritto radicale tra gli iscritti radicali, ricaricarmi, pensare a
costruire, impegnarmi a costruire, ma ci ho tenuto a dirlo ai compagni in congresso e chi ascoltava per radio, ringraziandoli tutti. Non è un dismettere o un recedere al mio impegno nemmeno per un millimetro, quindi ci sarò di più, ci sarò meglio, e per quello che ho visto in congresso, l'emozione che ho visto, la capacità di piangere come di sorridere, di litigare come di poi però pensare al bene comune, all'interesse generale, all'interesse, agli obiettivi di tutti noi, io ne esco con più speranza di un futuro e nel futuro di quando ci siamo entrati. Quindi un grazie di cuore e, come dicevo in replica, un appuntamento non a presto ma a subito. Poi a fine novembre uscirà il mio sesto libro, che sarà l'ennesima iniziativa politica, ne parleremo un'altra volta volentierissimo con Gianni Colacione e con Liberi TV. E per ora vi lascio un po' di curiosità. Ho l'impressione che se ne parlerà. È una di quelle cose che compri anche solo per la copertina. Grazie Michele De Lucia.